belli, piacciono a tutti, ma siete sicuri di saperli usare? Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video del corso di disegno. Oggi vi faccio vedere come si colora con i pennarelli. Sì, il pennarello, il colore che tutti abbiamo usato da bambini e che molto spesso si abbandona nell'età adolescenziale perché viene reputato un colore che non performa bene, che non dà dei bei risultati compatti, omogenei, da cui non possono scaturire delle opere d'arte. Errato, tutto sta nel come si utilizzano e allora io vi faccio vedere come utilizzarli al meglio. E benvenuti a questo video su come colorare con i pennarelli. Allora, utilizzeremo per questo lavoro il Fabriano Bristol Fogli Lisci. Perché ho scelto questa carta? Perché è liscissima e quindi è il modo più difficile di colorare con i pennarelli. Se funziona così, funziona con tutti i tipi di fogli, specialmente con quelli scolastici. Come pennarelli ho preso quelli che avevo, in questo momento a casa ho gli Stabilo che mi sono stati inviati appunto dalla Stabilo e quindi li proveremo insieme. Vi ho lasciato la recensione di questo prodotto proprio da poco e ve lo metto qui tra i pallini informativi. Lavorare con i pennarelli, diciamo che il pennarello è il colore a cui i bambini ambiscono sin da subito, proprio per la lucentezza e la vivacità del colore, proprio perché quando lo usa un adulto sembra un colore così facile da usare che viene visto come il colore che ti risolve il disegno in pochi attimi. E il pennarello piace, ma più poi lo si usa più ci si accorge che è difficile usare un pennarello. Per far performare bene un pennarello, la cosa fondamentale è che il pennarello sia di buona qualità. I pennarelli di qualità medio-bassa difficilmente non lasciano discromie o differenziazioni di tono molto evidenti all'interno del disegno, anche se in quel caso la cosa può essere corretta con degli escamotage che adesso vi faccio vedere. Vediamo quali sono gli errori più comuni quando si colora con dei colori normali, con dei pennarelli. La prima cosa è, per esempio, io devo cominciare a colorare questa forma, la prima cosa che è l'errore che molto spesso vedo fare è l'andare prima in un verso e poi nell'altro facendo sovrapporre i due margini, guardate, così. Ovviamente questo nel punto della sovrapposizione creerà una discromia che poi darà un effetto di disegnato antiestetico al vostro lavoro. Peggio ancora quando si disegna così, quindi a maglia molto larga e si vuole comunque far intensificare il colore e aggiungendolo in maniera così un po' casuale. Quindi questo è tutto sbagliato. Giusto era l'incipit, cioè cominciare con dei tratti molto piccoli e molto vicini l'uno agli altri, facendo un su e giù continuativo. Difficile però sarà il proseguio, perché ovviamente facendo questo vi troverete nel momento della congiunzione dei due elementi a sovrapporre qualche punto. Allora io vi suggerisco di stare vicini ma non attaccati e poi magari andare a riempire con qualche tocchetto i due punti così, in modo da riempire senza creare discromie tonali. Adesso però vi dico anche che se siete abbastanza attenti e poggerete appena i due lembi, tutto questo accadrà in maniera minima. Diciamo che chi disegna comunque con i pennarelli è difficile che si fermi a una sola passata, se parliamo di disegno, quindi io posso andare anche abbastanza agevolmente a riempire la mia immagine, sempre mantenendo comunque un tratto ravvicinato, quindi non lasciando buchi sul mio percorso, i famosi spazi vuoti che tutti ci dicono di riempire sin da quando siamo piccoli. Allora, vedete, qui ho disegnato proprio male, ho cambiato il verso più volte, naturalmente l'ho fatto apposta per farvi vedere quello che sto facendo, perché una situazione di questo tipo, dove ho disegnato a versi, ho sovrapposto qualche lembo e ho comunque compattato abbastanza bene tutta la figura, può essere ripresa. Perché come vi dicevo, per colorare non si passa quasi mai una sola mano di colore, ma il colore si rende vivido con più e più mani.
A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo leggermente girare il verso della nostra coloritura e riempire da capo il tutto, cercando naturalmente di essere il più precisi possibile. Questo cambiare il verso alla coloritura dà delle vibrazioni tonali molto belle e confonde l'occhio, quindi dando appunto queste vibrazioni al colore, l'occhio percepisce di meno quelle che sono invece le differenze tonali date dalla sovrapposizione magari di più strati di colore o dati da quello che è il passaggio dato male del colore. All'occhio così la campitura è compatta, ci siamo però adesso occupati dell'interno, perché dobbiamo fare degli esercizi per fare in modo che il colore performi bene. Dobbiamo poi occuparci anche dei bordi, e allora un modo per far sì che la coloritura venga bene è magari dedicarci dapprima al bordo che vogliamo riempire, in modo da segnare un limite entro il quale non andare, i famosi margini. Stabiliti i margini, possiamo iniziare a colorare con campiture strette, affiancate l'una all'altra. Affiancate, non sovrapposte, e anche sui margini non devo sovrappormi l'ennesima volta, perché sennò vado a scurirli ulteriormente. Quindi almeno la prima volta cerco di distanziarmi il più possibile. Chiudiamo poi i piccolissimi buchini bianchi che magari sono rimasti nel nostro percorso. Quindi, cosa vi ho detto? Cambiamo il verso della coloritura. Per adesso io sto facendo un su e giù, ma anche questo effettivamente non sarebbe tanto corretto, eh? E voilà! Man mano che intensificate, dovete riuscire a colorare in maniera completa facendo un passaggio solo in un verso, quindi così, vi spiego meglio, così, non così, ma uno alla volta. Vi parlo per le coloriture successive alla prima, in modo che poi nell'intersecare i colori questi vengano omogenei e lo strato, l'imbibitura di colore passata sopra non sia esagerata, perché se noi facciamo un su e giù continuativo, il colore che mettiamo, capite bene, essere il doppio di quello che invece mettiamo con una sola passata. Quindi in questo caso partite dai margini, poi andate verso il centro della figura. Questo tipo di coloritura vi permetterà anche di sfumare il colore, perché proseguiamo con i nostri con le nostre forme. Perché se per esempio io ho da fare questo pezzo, comincio a colorarlo, già così è una bella coloritura. Adesso dal margine comincio ad andare solo in un verso in avanti. Se poi voglio intensificare solo un lato, comincio a fare questo lavoro solamente da una parte, e lo faccio quante volte voglio finché
il colore risulti più scuro. Vedete che questo è più scuro? Da un verso piuttosto che dall'altro. Lo vedete che è sempre più scuro? Però non c'è un taglio netto, è un taglio un po' sfumato. Perché? Perché qualche linea io la porto più avanti, ora vi faccio vedere da vicino, voilà, qualche linea io la porto più avanti e quindi la interseco con l'altro colore, dando una sorta di continuità al disegno. Questo vi permetterà una campitura compatta, vivida, brillante, con sfumature di colore bellissime. Potete partire da colori molto più chiari e arrivare fino a tonalità scurissime, come vedete. Quindi divertitevi a disegnare e fatevi schemi come questo che ho preparato per allenarvi a mantenere i margini, a mantenere le forme e a mantenere la compattezza del colore omogenea in tutto l'elaborato. Se volete, io vi metto questo esercizio sulla pagina Facebook di Arte per Te, perché relativamente al corso di disegno potrebbe esservi molto utile imparare a lavorare con i pennarelli. Mi raccomando, i pennarelli performano tutti se li fate cantare voi, però con un pennarello di buona qualità, per esempio questo è ottimo, ma ce ne sono tantissimi in commercio ottimi. Con un pennarello di buona qualità, e per buona qualità non intendo che dovete spendere un patrimonio, ci sono pennarelli di buona qualità come questi che costano pochissimo, quindi comprate pennarelli con un giusto rapporto qualità-prezzo e vedete come la campitura di coloritura può essere un qualcosa di facile da raggiungere, di bello, e i vostri disegni colorati a pastello, a pennarello, possono diventare dei disegni belli anche e non relegati ad un'epoca adolescenziale come per molti è l'utilizzo dei pennarelli. Buon esercizio a tutti, spero che questo video vi sia stato utile. Vi lascio la foto della campitura ben fatta e noi ci vediamo dopo. Visto? E allora andate a riprendere i pennarelli e provate a colorare con campiture perfette, omogenee, senza discromie. Provate. Per allenarvi potete anche usare i famosissimi libretti mandala, quelli scacciapensieri per intenderci, quelli che vi ho bisfrattato nel video sui mandala e sulle tecniche di disegno preconfezionate. Nel caso didattico dell'imparare una tecnica pittorica, ve l'avevo detto anche là, come imparare a disegnare, quelli sono delle ottime tracce da poter seguire, magari preconfezionate. Se no, sulla pagina Facebook di Arte per Te potrete trovare una serie di sagome da colorare per poi andare a sbizzarrirvi su disegni creati da voi. Mi raccomando, come sempre, è l'esercizio a farla da padrona, non demordete. Naturalmente non tutti i colori sono uguali, ma soprattutto non tutte le carte sono uguali. Come quando dipingiamo scegliamo dei bellissimi colori ad olio, delle ottime tele, quando disegniamo scegliamo delle bellissime matite e una carta stupenda, così anche quando disegniamo con i pennarelli dobbiamo avere una carta che supporti l'imbibizione alcolica o acquosa dell'inchiostro. Mi raccomando, scegliete bene le carte e se non vi sapete raccapezzare, qui dove c'è lei col pallino troverete la mia guida sulla scelta delle carte per il disegno. Basta parlare, se questo video vi è piaciuto regalatemi un pollice in su tutto disegnato con i pennarelli e soprattutto condividete il video sulle vostre pagine Facebook. So che per alcuni può essere un video scontato, ovvio, ma non per tutti sarà così. Io spero che a qualcuno possa essere utile, se è così fatemelo sapere. Bene, non mi rimane che rimandarvi al prossimo video, mandarvi un grande bacio, da Ombretta ed Arte per Te è tutto. Ciao, alla prossima!